Tofina. Fino al monte, devo mettere dei ferretti anche là. Fino al monte si mangia. Siamo qua, ma è poco, non ce n'è ancora. Ma gli ha messo il tonno? Oh, semplice. Ma hai detto solo con pomodoro, no? Semplice. Ah, la pasta con la salsa. Ammocchiamo. Poi vi dico una cosa su ammocchiamo. La Fanta stasera col pesce. Col pesce, con la soglia la gratinata. Allora, ammucchiamo. Dico, tornando stavo vedendo, ho fatto un'altra strada, le quintalate di spazzatura che ci sono anche in campagna, cioè campagna, zone periferiche. Non è proprio campagna. Nelle contrade. Per strada dove ci stavano i cassonetti. Qui. I cassonetti ci vogliono, almeno nelle strade principali. Ma poi, una cosa più grave. Secondo me, tutti questi soldi, come dicono, a porta scorrevole, li levano da una parte e li mettono un'altra. Quintalate e tonnellate, insomma, una moltitudine di poliziotti e carabinieri, finanziere, vigili, magistrati, polizia, politici, impiegati, impegnati sullo spinello dopo anni. Però cioè dopo, soprattutto dei paesi, ti serve? Note. No, a me no. Ah no. Soprattutto dove ci sono dei paesi, dove gli conviene, hanno seguito la linea dei Paesi Bassi, allora, o della California. Dove non gli conviene, no. E hanno redditi di cittadinanza, cosa, che hanno i paesi dove c'è un altro, dove c'è un sistema lavorativo che funziona. Agenzie lavorative, lavoro zero, lavoro, dove non esiste il lavoro in nero, dove è netta la differenza tra le droghe pesanti e le droghe leggere, tra una droga legale venduta, per quanto può essere forte, venduta in un conf shop, o in posti fatti dove si può fare, dove non si può fare, come si può fare, come non si può fare, ma in maniera fattibile, non è che ti vendono chiacchiere. Cioè, se c'è un negozio, è normale che ci può essere un uso. Allora, solo in Italia e in alcuni paesi finti è una marea di poliziotti, di cose che si occupano di questa cosa, che sarebbe che è facile da sistemare, e invece stanno tralasciando tentati omicidi, virus, batteri che circolano ovunque, spazzatura, degrado civile, culturale, non è un degrado solamente, un degrado culturale. Cioè le persone non possono bivaccare
A terra ci sono dei posti dove si può fare un picnic. Ormai non si può fare più da nessuna parte, dove si può bivaccare a terra, dove si può bere la birra nei pressi del locale. Cioè, fare delle leggi. E invece questa moltitudine di persone è una città piena di spazzatura, anche la periferia, ma piena, piena, proprio buttata senza cassone. Proprio è l'apoteosi della porcheria di una. Lo dico, ho 50 anni, ho visto diversi posti, ho quasi 50 anni. Non è solo l'età, ma è come si guardano le cose, le esperienze, quando si va all'estero, cosa si fa e cosa si vede. O in Italia stessa, o quando si parla con le altre persone. Secondo me c'è tutta sta gente che è impegnata a vanvera, forse perché è più facile così, piuttosto che essere più severi, più categorici su certe cose. Soprattutto quello che si vende, quello che si fa agli altri, e quello che le persone fanno a se stessi, quello che si fa l'uso e si fa a se stessi, e soprattutto la differenza tra una cosa e l'altra. Qua tutto mischia mischia, un sacco di cose messe là ancora a cercare lo spinello mortale. C'è gente che pensa che lo spinello, il THC, è mortale, una cosa da demonizzare. Magari ti ammazzano, ti avvelenano, come è stato fatto. Con la scusa del. Cosa che invece un altro stato dice: no, non è mortale. Se lei avvelena una persona, è avvelenare una persona. Se lei si fuma una canna col THC, anche al 15%, non si preoccupi, non la scambierà nessuno, né per un pazzo, né per un maniaco, né per un assassino. Anzi, ci sono professori, medici, ci sarà un motivo. Vanno nei coffee shop i professori, i medici, come l'alcol. Fa malissimo, ma ci sono dei professori che fa più male. Ma ci sono dei professori, dei medici, gli impiegati. E un conto è spruzzare l'alcol addosso a una persona, o bere l'alcol e violentare, mischiando altre droghe e altre cose. Quindi lo stereotipo, la differenza. Qua in Italia è tutto. Perché è un'apoteosi. Secondo me, tutti questi sistemi di sorveglianza, questi prendono i soldi che stanno rubando alle persone, ammuccando alle persone. Allora, se il modello da seguire è il modello italiano, cioè l'Olanda sarebbe un paese rovinato, di morti di fame, di gente con una confusione lavorativa, lavoro in nero, morti in una confusione, il THC che ti uccide, che ti fa diventare pazzo. Mamma mia, mi hanno fatto diventare pazzo gli ignoranti che ti avvelenano, che non sanno la differenza tra droghe pesanti, veleni, e droghe leggere come il THC. Questi sono delle, tra la spazzatura, i virus, i batteri. Se l'Olanda segue il modello italiano, sarebbero italiani, cioè dei morti di fame, ammuccati, che non si raccolgono. Infatti è un paese ricchissimo, che non si, che ha i laboratori chimici dove fanno i farmaci, e sanno che sono farmaci, dove fanno le pillole, le cose, ma sanno che sono droghe pesanti, i farmaci, che non è il THC, che è un farmaco leggero, coadiuvante, o è una sostanza ricreativa. Quindi un paese, se l'Italia dovesse, se il mondo dovesse seguire non l'Olanda, ma l'Italia, sarebbe un popolo di trogloditi, di psicopatici, di cose non sanno, che rubano i soldi. Le forze dell'ordine rubano il lavoro, il mestiere, tutte le cose, perdendo tempo a cercare le cose e favorendo crimini, omicidi, sistemi di sorveglianza, cose che ti arrivano nelle orecchie, persone che sentono, che vedono, delle cose rubati, rubati per stalkizzare le persone, rubati senza garante, senza niente, rubati alla gente, soldi fottuti, ammuccati alle persone per lasciare spazzatura per strada, degrado. Se l'Italia è un paese da seguire, dubito che l'Olanda sia così ricca. Anzi, sarebbero così tranquilli. Perché ci sono molti italiani che vanno lì non a fare i turisti, ma
ma a fare i finti turisti, non a lavorare, ma a fare i finti lavoratori. Parlavo con Inter, com'è l'ospedale olandese? Non cambierei niente, mi ha detto l'olandese, niente, nessuno. Tedesco e inglese, modello, pulito, tutto tecnologico, vecchia medicina, nuova medicina, c'è di tutto. Pulitissimo, organizzatissimo, un po' caro, ma non lo cambierei per niente al mondo, no? Su strutture fatiscenti che ti cadono in testa, centri commerciali, il miglior chirurgo del mondo qua in Italia, poi se ne va in America, se ne va in cose, scassavagliaro, dopo. Uno dei tanti italiani. Purtroppo un bel popolo, fantasioso, tutto quello che vuoi, ma non è un modello da seguire. Neanche dei più scarsi, perché il posto è bellissimo. Ma gli olandesi farebbero una volta in più, se ne vanno lì a fare i finti turisti per cercare di procurarsi droghe di buona qualità, farmaci di buona qualità, e importarli in Italia. Ma non è che la colpa è dell'olandese, che sa bene la differenza, e al suo popolo dice la differenza. L'Italia no, l'Italia rubano i soldi, si vanno lì a fare il lavoratore, a fare i turisti, molti, mentre cercano di procacciarsi droghe di buona qualità, perché qua è tutto mischiato, tutto un imbroglio. Infatti c'è la stessa cosa il lavoro, cercano di acchiappare modelli dall'Olanda, redditi di cittadinanza, e portarli qua quando ancora c'è il lavoro in nero, il lavoro a 3 euro, a 4 euro l'oro. Insomma, un popolo di imbroglioni, che però fantasticoni, ecco, anche bravi in certi aspetti, non dico questo, ma il modello è la struttura che è fallimentale totalmente. Non è una struttura da seguire. Se la dovesse seguire. E soprattutto stanno rubando i soldi con questi sistemi di sorveglianza, spionaggio, satelliti, cose che poi utilizzano senza garante, solo perché non c'è garanzia di giustizia, non c'è stato per anni, quello l'hanno. Uno che non è stato il garante di giustizia, l'avrebbero dovuto arrestare. Avrà fatto, se uno spazzino, se una persona fa del male a uno, due, tre persone. Uno che gestisce e amministra la giustizia italiana ed è un fallito, è un imbroglione, è un coso. A quanti milioni di persone? Cosa è successo in quei 10 anni di carriera? Una strage, necatombe. Quindi è un criminale, che ci sarà un manicomio di omicidi, di tentati omicidi, di rapine, di rapimenti di persona, di sequestri di persona che non sono stati chiamati, di tentativi di omicidio che non sono stati detti perché avevano a che fare con lo spinello, però lo spinello allora ti possono sequestrare, ti possono avvelenare perché tu ti fumi lo spinello. Veleno è veleno, lo spinello è spinello. Uno che ti fa sequestri persone, sequestri persone. Lo spinello è spinello. Insomma, un popolo di suckers che si stanno facendo rubare i soldi, vivono nella spazzatura e questi soldi vanno a finire nei sistemi di sorveglianza per stalkerizzare la gente. Ciao, ammuccati. Buonissimo. Io mi Poi ricordo. questi due. No, che uscito. Mi ricordo quando sono stato in Olanda. Amsterdam. Tanto a me c'era un insegnante col computer. Fumava il THC, non chimico, non sintetico. Gli studi sono stati bocciati, non li hanno mai chiusi, i coffee shop dove vendono il THC, non li possono chiudere perché è una bufala, è un imbroglio. Cioè, non ti devi mettere alla guida, non devi fare l'equilibrista, come con l'alcol, ma non può essere associato al veleno, all'estasi, alle pasticche, che invece la cocaina, neanche all'alcol, che invece lasciano dei danni enormi, ma non lo dico io, non lo dico io, lo dicono i medici, scienziati, che hanno bocciato. Lo dice l'ONU, che hanno bocciato tutti questi imbroglioni che rubano soldi. Anzi, fa meno male, dal mio punto di vista, se in, con,
un quantitativo limitato. Non perché se è forte fa malissimo, non si brucia il cervello, assolutamente no. Si brucia con l'estasi. Infatti, se prendi estasi, se prendi cocaina, se prendi delle cose, resti per 2 o 3 mesi, anche se le prendi una volta, 2 volte, 3 volte. Anche la cocaina, ti fai una settimana di cocaina. Lo dicono loro stessi che la producono, è fatta per far impazzire la gente. Ma anche dopo l'uso, stuprano. Le rapine le fanno con la cocaina, certo non la fanno col THC, con la canna. Quindi, con pasticche, droghe. Questo lo dicono gli scienziati a livello internazionale, lo dice l'ONU, non lo dico solo io. Anzi, fa più male secondo me il CBD per certi aspetti, perché non ha nessun effetto, non è vero, si infiacchisce. Sì. È una specie di purga. Non fa male, non è una sostanza, non è. Comunque sia, ti bevi il vino, la birra. Però se uno è un po' giù di corda, no, il CBD non lo fa. Stiamo parlando di tirare su una persona, non si tira con la cocaina su una persona. E manco col THC, non c'entrano niente queste cose. Perché poi più ti tira su, più ti buttano giù. Qualunque cosa, anche il vino, sembra che ti stai tirando su, ma no, non c'entra niente. Si può anche fare, cioè si possono anche utilizzare per stare anche il cioccolato. Il tè, il coso. Però scientificamente dire che il CBD è una cosa sana, il THC no, ti uccide, ti fa diventare pazzo, resti fulminato, no, certo il cervello un po' te lo strizza, te lo stressa, ti antrippi, ti ridi, fai come con altre cose, però appena smetti l'utilizzo, nel giro di un giorno questi effetti, o anche mangiando qualcosa, questi effetti spariscono. Al massimo, se è molto forte, puoi avere un po' di panico, degli effetti negativi. Ma come con altre cose, come con altre sostanze pericolosissime, che invece gli effetti non spariscono dopo un giorno, anzi rimangono perché prendono il sistema. Quindi l'ignoranza di un popolo che fa tutte queste storie. Allora perché in Olanda lo mettono a un livello? Perché è giusto dargli un livello, perché se è troppo forte non a tutti è gradevole. Ammettiamo, a me il THC troppo forte non piace. Ho paura sempre sia mischiato, se è una droga con qualche. Ci vuole sempre il CBD insieme, perché è come un vino che tu ti bevi solo l'alcol, ci vogliono anche i flavonoidi del vino, il gusto, la cosa, sono che piacere è solo una cosa per. Io ritengo che l'Italia sia un popolo di fanfaroni, peccato. Vi ho spiegato che stanno stalkizzando la gente con sistemi di sorveglianza, con finta giustizia, con
sempre più, e che hanno rotto i coglioni questo CBD, che ci vuole CBD, perché è un regolatore dell'umore insieme al THC, vale. Lo regola, non deve essere altissimo il THC, ma troppo CBD è come troppo THC, cioè non vanno bene, quindi le cose devono essere fatte bene. Come molto innocua l'erbetta che si fa in casa da un vaso. È molto simile a quella del cough shop, perché non viene molto forte. Anche se in Olanda non è permesso, cioè è permesso con ricetta medica, ma per quali motivi? Perché sennò nei cough shop non andrebbe nessuno, insomma, avrebbero. Preferiscono regolamentare in quella maniera lì. Ma quando in Olanda diranno: ah, il THC li abbiamo chiusi tutti i cough shop perché il THC è come l'estasi, come i veleni, come rimani le persone, come la coca, rimani fulminato, bruciato a vita, a mesi, per mesi, per. Succederà mai. Che c'è il comitato scientifico e l'ONU. Si sono già hanno parlato. Comunque, poi la cosa ancora più grave è che rubano i soldi e tengono tutta sta gente, come nei paesi questi egiziani, marocchini, tengono tutta sta gente a cercare lo spinello mentre dietro rapinatorio, tentato omicidi, veleni, cose. Nei bicchierini, nei panini, sistemi di sorveglianza che ti sorvegliano quando vogliono, quando non vogliono pire da cosa, ah, ti ammazziamo, ti piace. Rubati, soldi rubati, infatti si vede che cosa c'è in giro, soldi rubati e rigirati a sta gente. Come fanno? Lo so, onde radio, magnetismo, cose, puttanate. Come quelli là. La macchina elettrica è l'unica soluzione. Verranno, leveranno le macchine normali. Si è visto, è soluzione. Andare da qua a là e rimanere a piedi. Un po' di ciarlatani, po'. Ciarlatani. Modaioli e ciarlatani. Birra niente oggi, Coca-Cola niente oggi, così, solo pittura fresca, pittura da spitturare. Caffè, sì, io mi ricordo, poi secondo me il degrado cos'è? Il degrado è proprio questo, sono delle istituzioni che rubano. Che prendono i soldi da una parte, li rubano, il degrado non è suonare in una piazza, bivaccare in un prato con degli amici, suonare i giambè. Lo può essere quando diventano risse, quando diventano o stare là a cantare, ecco. Lo diventa quando diventano risse, quando qualcuno collassa, ma neanche se qualcuno sviene, certo. Se troppi svengono è degrado, svengono tutti, che cazzo succede? Però non quando succedono queste cose qua. Il vero degrado è quando le istituzioni non sono in grado di sostenere il popolo, capito? Quando rubano, quando c'è spazzatura ovunque, sporco ovunque, e l'indomani non viene pulito, non viene raccolto, quello è il degrado. Perché le persone devono essere libere di divertirsi. Mi ricordo, sono a Bologna, che c'era, cantavano, facevano, anzi se qualcuno gli rompeva, oh, non gli rompere i coglioni, che quello sta divertendo, stanno cantando la loro canzone, stanno, ogni angolo della strada c'era chi si divertiva con le chitarre, cantava. Ti chiedevano anche il fumo, 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 amico, amico, vieni. Fuma questo hashish, scoppa tutta la notte, amico.
marocchini, algerini. E non c'era cocaina, cose, cioè dovevi andarti a infilare per chiedere. E non era degrado, secondo me. Invece ora, poi sono comparse camionette ovunque. È pieno 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 di cocaina, di, cioè, al posto del fumo, io una volta tempo fa ci sono andato e mi sono spaventato, perché in via Zamboni, dove io prima c'era l'università, al massimo trovavi i marocchini che apparivano, algerini, marocchini, tunisini, insomma, no? E anche tanti italiani, perché poi nel mezzo ci saranno i boss italiani, cose che gestiscono queste cose. Uscivano dei pali, si materializzavano, fumo amico, non c'era più, invece coca, coca, coca amico, coca, co oh, ma la vedeva, non uso coca, non, no, ma come non uso coca, coca, certo, coca, tutti appallati, coca, coca, erba, fumo, no, poco, molto, anche, cioè, ma c'era questa predominanza della coca, e poi anche erba molto, che devi andare fuori di testa, deve essere una cosa proprio che se tu te la fumi devi restare 8 ore, 7 ore, quindi è spruzzata, è roba. Invece fumello buono, c'era un'altra cultura, capito? C'era come un vinello buono, uno si beve un bicchiere di vino, non è che deve vedere le astronavi che volano sempre. Magari il whisky sì, avere una misura, diciamo, un tipo di decollo. Quello è il degrado, invece è proprio questo, sono camionette ovunque. E più droga di cocaina, più droga sintetica, quindi cose che si nascondono, cose piccole per fare soldi. La gente non può cantare più in giro, le persone non possono andare più a farsi, ad amoreggiare nei parchi, nelle cose, a fare i concerti, a fare in ogni angolo teatri, cose, era bellissima all'inizio. Il degrado è proprio questo, metronotte ovunque, polizia, anzi ricordate che più polizia c'è, vuol dire che meno la gente ha una coscienza e sa fare, si sa divertire bene. Più è presidiata, un conto è chiamare e vengono, sedano la rissa, hanno il materiale per poter fare discutere, ragionare le persone, le cose. Che invece quando succede poi non ci sono mai. Avere anche persone all'interno dei locali che sono capaci a fare delle cose del genere, della sicurezza, anche il titolare, ripulire poi tutto assieme la strada, la piazza, il locale, c'era una specie di collaborazione. Invece il degrado è l'opposto, è che nessuno può fare niente, tutti impettiti, tutti così. Droga sintetica perché conviene, fanno i soldi, le cose piuttosto che hashish e cose che si sentono le tutti infilati nei bagni, nelle cose. Quello è degrado. Camionette, polizia che con le cose, più polizia, più camionette, più cose ci sono, più degrado c'è dietro queste cose qua, perché quello è un luogo dove sono tutti concentrati lì. Mentre dietro gente muore, gente fa, gente. Più polizia c'è, più degrado c'è, questo è garantito. Più invece ce n'è di meno che fanno i pali, che stanno in mezzo alle balle, quando non servono, più vuol dire che la gente sa come stare bene, come gestire le cose, come avere rapporti. Quello è il vero degrado. Quando le persone vivere di spazzatura, guardarle e fare finta di niente, vivere con le camionette a ogni angolo della strada, quello è degrado. Non trovare più l'hashish, o non poter avere un coffee shop, un locale, una cosa è trovare invece più spacciatori di robe sintetiche. Cocaina e cose, quello è degrado. Essere disturbati continuamente da guardie e ladri, piuttosto che vivere in un posto dove le persone hanno una coscienza che si sa cosa si fa, si sa che cosa non si
sapere, darsi una coltellata al giorno d'oggi, nel periodo in cui viviamo, dovrebbero tutti sapere che cosa significa prendersi a coltellate, prendersi a pedate nelle balle, che ne so, o spararsi. Non c'è bisogno di un poliziotto, di un vigile, di un coso che ti dice. Non tutte le persone ubriache o fuori di testa o che se hanno assunto qualche cosa non sono in grado di capire la differenza. Quelli che non sono in grado di capire la differenza è perché hanno dei problemi. Se nessuno più capisce la differenza tra spazzatura, forse tutto è possibile. Quello è degrado. Camionette ovunque, spazza tutto, è indifferente, qualunque cosa succede, non c'è più coscienza. Quello è degrado. No, secondo me, secondo uno storico. Dov'è tuo figlio? Ah? Io so cosa c'è qua dentro, è il caffè che mi sono fatto a casa, no? Fino a sé al sole, come una puttanata, scolpo la minchia. Ma questo pesce lo dobbiamo mettere in Questa sera, ahi, no. no, lo puoi lasciare anche noi, perché c'è questo caldo. Oh, ce la faccio più. Penso che l'ONU dovrebbe fare uno spazietto in questa tabella che ha fatto e mettervi tabella numero, ho detto zero tagliato, pazzi da manicomio, tutti quei medici, professionisti, gente, cose, che ormai non hanno coscienza, vorrebbero le leggi del mille, non lo so, irrealizzabili, irrealistiche, quelle che hanno rovinato un sacco di ragazzi. E adulti e persone. Leggi marziali della guerra, che poi alla fine è solo per fare questo. Cercando, cioè, cercando di speculare. Mio nonno andava là in guerra, andavano in guerra loro. Per liberare, quando invece era solamente petrolio e monopoli. E smeraldi e droghe. Monopolizzare significa rubare terre e rubare preziosi. La guerra. Tabella zero tagliata. Forza ONU, fate una tabella anche per questi qua, per questi popoli. Poi dicono guerra fondai. Anche a noi. Ah, perché loro la guerra, pensano la guerra civile, la guerra. Cioè, scendere in piazza per loro è guerra. Ma proprio è vero, poi anche l'utilizzo totalmente sbagliato dei termini. Guerra fondai sono le associazioni, la civiltà, le istituzioni, i comitati, i gruppi, le cose che non si rendono conto che stanno amministrando tutto malissimo. Quelli sono i veri guerra. Guerra fondai è un comune incapace a gestire la spazzatura. Perché? Perché succederà un manicomio. Non è la gente che si ribella. Guarda, è caduto, no? Cosa dell'uva. E là ritorno poi. SMC SAC. Stati modificati di coscienza e stati alterati di coscienza. L'ONU ha parlato chiaro. Dopo anni e anni di guerra inutile. Quindi chi è il guerrafondaio? La gente che vive nella spazzatura o un comune che è incapace, e la gente che si ribella o un comune che è incapace di amministrare la spazzatura perché stanno spendendo i loro soldi?
in stronzate, in macchine elettriche. No, che io sono contro le macchine elettriche, mi piace. Più pulito, più. È improponibile, è irrealizzabile. Come la legge che c'era prima, sulla tabella che c'era prima delle sostanze stupefacenti. Irrealizzabile, tutto uguale, tutto. Non è realizzabile. Quindi la gente si ribella, succede la guerra. Ma chi è che l'ha causata? E perché cosa sono fatte le guerre realmente? Per liberare i popoli? No, le guerre sono fatte per denaro, per soldi, per far aumentare i prezzi della benzina, assolutamente. Con la scusa di liberare i popoli, ma realmente è per approfittare. Quindi non esistono guerre giuste. Magari si lotta per qualcosa, si discute, si fanno combattimenti, che ne so, le arti marziali, le cose, ma le guerre, le bombe, le cose sono sempre fatte per business. Per business. Sempre più. Perché l'incapacità di gestire di certe persone, leggi retrograde. Persone che vorrebbero amministrare ma non riescono. E allora pensano di fare la guerra, di dire alle persone guerra fondai, quindi bisogna sottomettere la gente. Insomma, un mondo di idioti. Mi è fiorito sia il basilico che il prezzemolo. Le pere, guarda le pere. Guarda le pere, ora queste mele cadranno. Queste si stanno sviluppando, speriamo me le raccolgo qualche meluccia. Le pere, forse ce la faccio quest'anno a portare qualche pera, se non si ammalano le piante. Quindi ce la farò a portare qualche mela buona. Devono trattare sti cazzi, io pensavo che non si ammalasse, invece si ammalano sempre sti cazzi qua. Guarda, ci sono le pere, è pieno quest'albero di pere, pieno. Ma non lo so, sembra o che c'è arrivata una specie, si stanno arricciando le foglie, o gli è arrivata una. Mimoletti, guarda, questo è. Vedi, una malattia. O gli è arrivata qualcosa tipo grandine che sembra l'ha colpito. O qualche animale. Ferro, carenze di qualcosa. Questo le mele sta facendo, le mele stanno crescendo. Anche questo si sta un po' ammalando. Le mele, alcune foglie si sono. Bruciate come sempre. Le pere anche, ma forse è il sole comunque anche, eh? Sbalzi termici, guarda questo. Perché da questo lato non c'è niente. Dal lato in cui batte il sole le foglie sono un po' bruciacchiate. Però molto meglio rispetto a una volta, quando. Guarda che. Secondo me l'ombra non li fa. Vedi, vabbè, questa è malattia e qualche cosa. Guarda, all'ombra che male che fa. Un po' di ombra male non gli fa, dipende com'è. Le pere nere. Pere nere. Che sto coltivando io invece stanno sopravvivendo bene. Questo un po' lento, quella la citronella sta alberificando. Questo è un po' vabbè, però va,
Sono attaccati da parassiti. Anzi, questo si è ripreso. I fichi stanno bene. Ma ieri ha piovuto, quindi non ci vuole niente. Un po' di concime, guarda, guarda che bella la citronella come si è alzata, come sta spiegando. Questa no, ma quelle nuove buone sono. Questa ce la sta facendo, questa era morta però, eh? Era proprio, anzi che si è. Questa ci vorrà tempo avanti che diventa. Questi fichi, guarda, belli grossi. Mentre il ragno non ce n'è, parassiti non ce n'è. Questo è bello grosso, sono questi fichi. Cioè non ce n'è. Queste rosse, queste foglie rosse, forse è carenza di qualcosa, bisognerebbe mettere qualcosa nel. Però dal lato dove non batte il sole non c'è. Prossimo anno mi devo comprare un po' di concime liquido. Ma chi è che ha scavato qua sta fossa? Così. Ah? Nell'uva, ma così fatta bene. Ma non le devi fare scavare qua. Questi sono gli afidi che fanno rovinare le foglie così. Vedi, sono insetti. Vedi che c'è sotto. Così da pazzi. Qualche mela c'è. Se li lasci selvaggi, capace che si regolano da sole, che fanno, anzi stanno bene, si regolano da sole, fanno più frutta, però poi è impossibile gestirle. Ma dove sono le mele? Questo ne ha pochissime, pochissime. Quest'albero mele non ne ha fatte proprio, pochissime, cioè pochissime, manco le vedo, non ce n'è. O sono in ritardo. Ma manco una. Di là ce n'è 3-4. Non ha fatto una mela st'albero. Pazzesco. Forse le dovrà fare. Che cazzo ne so. Niente. Invece questo sì. Questo anche è bello l'ha fatto. Vediamo questo, sì, ma sono marci. Io sono marcite alcune, malate. Guarda, belle grosse, questo l'ha fatto. Guardate, belle queste qua. Guarda, io una me la prendo prima che se la mangino gli insetti dei terreni limitrofi, anche se è verdognolo.
Mela verde, le mele annaki. Prima dell'ora dei lavori svolti bisogna parlare. Allora, a me urge parlare di queste cose qui, perché? Perché sono le cose che mi hanno toccato profondamente, cioè, mi interessa proprio parlare di queste cose, tipo omicidio, avvelenamenti, sfregi, deturpazioni, appunto sulla persona soprattutto, utilizzando anche sia le cose che c'hai o che stanno intorno a te, o gli affetti, o queste cose qua. Per quale motivo dico questo? Perché è proprio una cosa che mi ha toccato personalmente, cioè delle cose rivolte verso di me, è proprio la scusante del consumo, dell'utilizzo, più che il consumo, dell'utilizzo di questa pianta, cioè della cannabis, quindi col THC e con queste cose qua. E quindi queste persone, rifacendosi a delle leggi che neanche esistono, neanche esistevano manco negli anni 90, ma che attingevano agli anni 60, agli anni 70, quando c'era il psichedelico, io non ero neanche nato, l'era psichedelica. Dei fricchettoni, insomma, tutte queste cose qua del rock, gli anni del 68, praticamente. E attingono, infatti l'ONU è andata a combattere appunto una legge degli anni 60. Quindi chi fa politica, questi fanno molti, cioè fanno politica finta, fanno una politica che è tutta basata sulla guerra, su certe leggi, su certe cose che poi mollano a seconda di dove girano i venti e la situazione paraventi, perché sono mode. E allora, la legge, l'ONU ha combattuto una cosa degli anni 60, cioè una legge retrograda. La legge che c'è negli anni 90 in Italia non è così retrograda, cioè la sostanza proibita, non si tratta, cioè la legge non parla di questo, neanche la legge di ora. Tanto è vero che esistono un sacco di persone che usano tante sostanze che sono differenti rispetto alla cannabis. Differenti e sono più proibite ancora. Quindi cercare di fare un mescolone di tutte queste cose qua e infilandogli in mezzo omicidi, non per questione di soldi, ma per questione di dimostrare che quella cosa fa male, che quella cosa è così, pedofilia, sette, sfregi, rubare proprietà, rubare cose. Non stiamo parlando di livelli legali, cioè uno che si coltiva un terreno illegalmente, allora stiamo parlando di usi personali, dove la cessione, ai tempi, prima che aprissero questi negozietti, prima che se ognuno potesse sperare di poter mettere un seme o una cosa, era obbligatoria, ed è obbligatoria anche ora, cioè fa parte del rito, perché chiunque, essendo una cosa che non si consuma in bagno, ognuno si spippetta e cose come quelle altre cose lì, o una pillola, una cosa lì, si consuma in rito, cioè si fa girare, cioè fai due tiri li fa l'altro,
Quindi già qui c'è una cessione. In più l'utilizzo, la modalità di andare a fare, che c'ha quello? Quello, ma ci vai tu, ci vado io, che è un amico più mio, un amico tuo, l'amico mio mi ha detto che c'è quella cosa lì, l'amico mio mi ha detto che quello c'ha l'erba, l'amico mio mi ha detto che quello c'è il fumo, facci tu, passaci tu, vieni a mangiare a casa mia, cosa, fatela portare, fatti portare un po' di erba. Cioè, rientra in quelle cose dove c'è una vendita. Ma questa vendita, passata tra amici, tra un giro di chi va a fare la spesa, o chi cede la canna, o chi la fa per quelli di casa, si fa la spesa per quelli di casa, ecco, magari sgamandoci un pezzetto, che giustamente pagando quello che lo fa per mestiere, lo spacciatore, il venditore, e quello che invece va a fare la spesa e quindi se la fa portare, mette della benzina per fare il giro, andarla a prendere, avanza i soldi e tutte queste cose qua. Fa parte di un meccanismo che si chiama cessione, ma non lo dico io, la dice quella legge stupida che poi negli anni 90 hanno cercato di prendere forma in maniera un po' bigotta. E lo fanno tutti perché fa parte del rito, è un rito che non è dato, non è individuale, non è che ognuno si fuma la sua cosa, fa parte di un rito che è girare la sostanza al gruppetto di amici che si consuma insieme. Si fanno due tiri a testa. Allora, quindi questo è certo. In più, il fatto di poter fare il seme nel limite di un piccolo gruppetto di piante è un indicativo di una persona che vuole distaccarsi dall'acquistare nel mercato nero, quindi acquistare il seme, e facendo una cosa piccola, non una piantagione. Perché una piantagione deve essere una cosa grande, almeno 10 piante, minimo, grandi. È una persona che sta uscendo, che vuole uscire dal mercato in nero. Quindi intanto da una parte della cessione, dell'acquisto e di cedere, di fare la spesa per altri, di cose, una cosa sua. Poi che una persona la dia, la ceda, se la ceda, se la passa, se la ceda con amici o la vende, recuperando dei soldi che ha speso, o si mettono d'accordo, la fa uno per un altro, se la fanno a gruppetto, ma uno la fa per il gruppetto di persone, di quasi passano il tempo tipo acquario, tipo, è un discorso completamente diverso. O che si possa fare o che non si possa fare, o che è discusso, che è messo in discussione politicamente, non può essere paragonato, ma non lo dico io solo. Non può essere paragonato all'omicidio. Non può essere paragonato. Intanto è un buon passaggio, cioè per quello che mi riguardava, infatti gli dicevo alle persone, oh, non mi chiedete più di chi ce l'ha, chi non ce l'ha, non mi chiedete più di comprare, di andare a prendere qualcosa, di farmi dare qualcosa da qualcuno, di condividere la spesa con voi, di darvi soldi per andare a prendere qualcosa. Fatevi una piantina, come stanno dicendo. Cercavo di spingere io questa idea qui. Quindi intanto è un motivo, e questa è vera politica, intanto è un motivo proprio per non fare spaccio e cessione, perché qualcuno la fa ugualmente con dei motivi che si passa, io neanche quello, perché ero sempre solo, consumo sempre solo, neanche con amici, perché non tutti i miei amici, le persone che conoscevo fumavano, poi c'era il coronavirus, quindi non si poteva passare lo spinello da un po' di anni, neanche passarlo così. E quindi dire la sostanza proibita, la cosa proibita, non è vero neanche per legge. Non è vero che sia legalmente, con delle regole e cose, non è vero neanche per legge. Tant'è vero che tantissime persone attorno a me ne facevano uso. E non è possibile mischiarla con le altre dette sostanze proibite, di cui invece ci sono dei pericoli. E lo dice il Comitato Scientifico dell'ONU, che ha combattuto quelle leggi confusionarie e cose. Questa è la realtà, questa è la legge internazionale, e quella nazionale non era così. Poi se dichiari una cosa per un'altra, contemplava anche le cessioni in piccolo gruppo, perché se no a Bologna, a Roma, a Milano o in altre città, o anche a Siracusa, dovrebbero arrestare un sacco di gente. Non può essere chi viene colto,
chi viene sgamato, perché allora io per fare sgamare una persona dico il nome di quella persona lì, oppure l'avveleno, oppure gli drogo con droghe pesanti la compagna, lo drogo personalmente, gli faccio degli sfregi e le cose così, viene fuori un pandemonio. Quindi questi reati gravissimi, cioè gli omicidi, gli avvelenamenti, gli sfregi, le sette, la pedofilia, le violenze sessuali, le cose, mischiarle con la birra, con la canna, è gravissimo. Non è politica, non è giustizia, non è un cazzo. Mischiarle con usi di sostanze un po' più gravi, come la cocaina, come le cose gravi descritte e dette dall'ONU, ma dette anche dalla nazione ormai che ha dovuto riconoscerle dal posto dell'Italia in cui viviamo, è già una cosa più possibile. Ma che si faccia uso di una sigaretta, dell'alcol, della canna e c'è un omicidio, non è al 99% non è dato dall'alcol, dalla canna e dalle cose. Rispetto a quello che invece si rifà, o violenza, cose, a quello che è cocaina, droghe pesanti, dove c'è una possibilità maggiore di queste cose qua. Discuterne significa fare politica. Discuterne, sì, non puoi discutere di fare politica parlando della guerra giusta, la Russia, la cosa, mentre ti stanno alzando la benzina, cioè che è palesemente una cosa fatta per business, o il coronavirus, andavano tutti senza mascherina, con la mascherina, alla fine chi la deve usare la mascherina? Chi fa il lavoro? Chi fa i lavori sensibili? Non certo la gente, quindi da dove è partito? È partito da proprio da chi faceva i lavori sensibili, che non è stato attento. Visto che la devono usare loro, chi ha lavoro la deve usare, chi fa un lavoro sensibile, a contatto con molta gente la deve usare, per proteggere e per proteggere le persone, non certo la gente di comune, di passaggio. Perché è partito proprio l'infermiere e il medico la deve usare. Perché è partita da lì. Non la persona, il poliziotto è quello che lavora a contatto col pubblico. Rispetto, non la devo usare per forza, sto dicendo, rispetto alle persone. Infatti, ora chi la sta usando? Solamente le parti centrali di questa cosa. Quindi, riuscire a fare una politica vera significa discutere di cose vere, discutere di cose vere e non mischiare, fare entrare un omicidio nell'alcol, anche se con l'alcol si può morire, si può, ma non è che tutti quelli che bevono fanno una cosa del genere, uccidono, schiacciano. Al volante è un'altra questione, quando guidi è un'altra questione, quando sei nella guida è un'altra questione, ma non bisogna mettere la gente al volante quando è ubriaca, quindi gli si deve dare la possibilità di bere in una piazza, davanti a un bar o dentro un bar, in una cosa. La stessa cosa capita con l'hashish, con la canna, con lo spinello, con la marijuana, col THC, sostanza proibita, mortale, cosa. Non è vero, non è vero, tanto è vero che in alcuni paesi viene regolamentata come una cosa non mortale, ma anche nel nostro è riconosciuta come questa, come una cosa non normale. C'è una parte di persone che vorrebbero risalire alle leggi quelle fatte per il 60, contro il 68, contro le cose medievali, perché? Perché cercano, perché fanno, cercano di specularci, oltre ad essere delle persone ignoranti. Per altre sostanze più pesanti, come la cocaina, come degli allucinogeni, delle cose pesanti, perché? Non solo per l'uso sporadico che una persona ne può fare, perché intaccano profondamente, che già l'utilizzo per un paio di volte, una settimana, una cosa, anche se poi non la utilizzi più, per mesi resti rincoglionito. La marijuana originale, non cose spruzzate con allucinogene e cose, originale, non dà questo, se no ci sarebbe un'Olanda dentro i coffee shop che esce devastata per mesi. E invece ritornano l'indomani a comprare, sono medici, professionisti, cose. Cioè compratevi una telecamera, andate lì sul posto e andate a vedere persone che lavorano, cose. Anche i poliziotti li facevano fumare quando non erano in servizio. Perché? Perché l'indomani ti passa, dopo un giorno ti passa. Questa è la scienza, la regola, la legge, tabella 2, lo dice l'ONU. Poi che ci sono paesi come il Marocco, come la Tunisia, che dicono ancora sono legati a leggi, problemi loro. E sono problemi loro. Vi sto dicendo, le droghe pesanti intaccano per un mese, 2 mesi, 3 mesi, e zaini nella prova.
basta l'utilizzo una, due volte, piccole cose, anche se poi non la usi più, resti tutto così. La marijuana originale, l'hashish originale, anche se forte, non ti lascia un mese, 2 mesi, 3 mesi, 6 mesi rimasto. Se no, ci sarebbero gli olandesi, i californiani e sarebbero un popolo perso, della gente persa, distrutta, senza una cultura, senza una civiltà, in mezzo alla spazzatura. Come invece è l'Italia. E soprattutto non possono essere scambiate queste cose con omicidi, anche se tante volte ne fanno uso. L'alcol, omicidio stradale, ma non è che tutti quelli che bevono accoltellano, uccidono. E fanno. E già l'alcol è una sostanza abbastanza particolare. Non gli si può attribuire una cosa come uno che è cocainomane, che invece svirgolano totalmente cose, anche se è una sostanza pesante. Non ha gli stessi effetti. Secondo me, anche se io non bevo, non anche se penso sia una sostanza pericolosa l'alcol. Però non puoi attribuire a ogni persona che beve la violenza, l'omicidio e queste cose qua. E manco la marijuana. Con altre sostanze come l'estasi, la cocaina e le cose, sicuramente se tu la usi per un anno, pasticca, estasi, cocaina, un giorno sì, un giorno no, quasi tutti i giorni, fine settimana, ti ne esci devastato, cosa che con l'alcol e con la marijuana non succede. Ed è sancito dalla legge internazionale. Droghe pesanti e droghe leggere. E non potete mischiare omicidio. Con la scusa che uno si fa la canna o si beve il fumo, a meno che uno non si metta alla guida ubriaco, ma non potete buttare dell'alcol addosso a una persona e dargli fuoco. Guarda, beveva, guarda, sta ammazzando a qualcuno, perché non è così. Ve lo ripeto, invece con cocaina, estasi e cose, abuso e uso di queste cose qua, essendo una droga pesante, la devastazione mentale è maggiore, allora lì potreste. Se siete così infidi, drogarlo di più, portarlo a un omicidio, portarlo a una cosa, perché la testa è completamente, è molto più andata rispetto ad altre cose. C'è meno coscienza applicata. Allora lì potreste, ma sarebbe comunque un discorso da vedere, non è che tutte le persone che hanno usato cocaina, estasi, cose, sono tutti rapinatori, assassini, vanno tutti fuori di testa totalmente, non ritornano più. Anche se è molto più probabile rispetto all'alcol, rispetto al fumo. Questa è la realtà, anche legale. Poi bisogna vedere con chi è a che fare. Se è a che fare, vi ho detto, con assassini che cercano di comporre uno strano puzzle di leggi, ti drogano, ti uccidono, ti fanno. Allora, questa è la realtà legale, questa è la realtà delle leggi legali. Uno non può passare una vita a scoprire una cosa che già si sa. Quando quello invece è un assassino, è un avvelenatore, è una persona che ti droga, sono degli abusi di potere, stanno andando a prendere una legge che è già stata combattuta, che non esiste più. E non esisteva neanche prima, perché non la potevano manco applicare, se no avrebbero dovuto arrestare intere città. Perché è molto di più l'uso delle canne rispetto, e dell'alcol rispetto alla coca, per fortuna, la cocaina, all'estasi. Quindi queste sono cose che si sanno. Droghe leggere, con meno incidenza su violenze, su cose, droghe pesanti che potrebbero avere più incidenza su queste cose qui. E che comunque non possono essere per forza unite a rapine, a violenza, a incidenti e cose. Lavoro lo stesso, lavori in nero, stressantissimi, lavori dove vengono fatti violenze, abusi, depersonalizzazione e cose gravissimi, distruggono le persone, cioè creano dei problemi gravissimi. Quindi non tutti i tipi di lavori dove è in nero e cose, ma alcuni sì, molti sì. Quindi ogni cosa, se volete parlare di legge, di realtà e giustizia, ha bisogno di un quadrettino matematico. Perché non sia un'opinione, una truffa. Non si può fare tutta un mischia mischia delle cose. Quindi la realtà, la verità dei fatti. Voi non potete uccidere una persona mettendo in mezzo delle scusanti che non hanno altrettanta parità di realtà.
Purtroppo a me questo mi è capitato, per fortuna su droghe leggere, che infatti ho il cervello ancora per poter discutere. È inutile mi imbottite la macchina di cocaina, per dire. Inutile mi devastate i freni, inutile mi drogate la compagna, inutile che mi fate fare un lavoro impossibile. Tu devi raggiungere là, devi ritornare indietro, devi portare questo, quello, devi cercare il personale, devi fare questo, devi fare quello, devi fare quello, devi fare l'altro. Tanto sappiamo che fuma, un pochettino, se gli succede qualche cosa, si faceva la cane. Cioè, questa non è che è politica, questa non è che è gente, questa non è che è polizia e giustizia, voi siete degli assassini, ve lo ripeto, quindi io voglio parlare, voi non vi interessa, invece a me sì, io voglio parlare di omicidio, di terrorismo e di mafia, sette e quant'altro, perché è quello che mi è capitato a me. Poi voi potete contrapporvi che lo Spinello causa tutte queste cose qui, andiamo in Olanda e me lo dimostrate. Entriamo, ci mettiamo dentro un coffee shop e interroghiamo la gente. Lei che lavoro fa? Lei che cosa fa? Lei che cos'è? E interroghiamo le persone. Non è che dovete guardare che ridono, è normale, stanno divertendo, è un luogo ricreativo. Andiamo a vedere questi che usano le cose, che lavoro fanno e da quanti anni fanno queste cose. E poi lo dimostrate scientificamente quanto siete suckers. Invece andiamo in Colombia o in altri posti, non perché io ce l'abbia con chi non usa altre cose, andiamo in Colombia, in altri posti, e vediamo che fine fanno quelli che usano cocaina per un anno o da una vita. Poi andiamo in una birreria e vediamo chi usa alcol da un anno o 2 anni, se è uguale alla cocaina, o all'eroina, o all'estasi. Allora, con tutto che io non dico che le persone che fanno queste cose sono tutte uguali. Ma c'è una differenza enorme, non potete infilare omicidi ovunque, soprattutto in cose già ben sancite, sia dall'ONU internazionale, ma anche in Italia, che voi scartate perché volete comporre il vostro quadro da finte persone per bene, cioè da assassini, utilizzando, sfruttando la gente, sfruttando la mala, sfruttando tipi di lavoro, mala sanità. Tutto quello che esiste in Italia. Allora, l'ora dei lavori svolti. L'ora dei lavori svolti, qua ho liberato dei tronconi. Qua mi avevano lasciato i tronchi in mezzo ai coglioni. Qua ancora sta resistendo un pochettino. Ora poi si vedrà come dobbiamo fare queste cose qui. Allora, là sotto io ho messo, guarda, qua sta facendo le pere, là sotto io ho messo il lucchetto. In quel coso lì, perché dicevo nel video di ieri, trovo assurdo che io, che ho avuto delle esperienze simili, cioè abbiamo un contenzioso, esperienze simili, la canna, no, no, esperienze simili, ho avuto a che fare con assassini, con la scusa della canna, e contro i figli, contro le cose, poi persone che vanno a fare canne, alcol, violenze, sfruttamento e tutte queste cose qua, quindi ancora peggio. E non solo, magari escono anche con gente che del mercato nero, anche delle canne, delle cose. Quindi io ho avuto un'esperienza del genere che non mi hanno fatto scrivere, sancire, denunciare e fare, solo in parte alcune cose, poi penso le avranno stracciate. E niente, deve bastare con una cosa dove chiunque possa entrare. La chiave gliela sto lasciando solo a mio padre perché comunque mio padre è la proprietà sua. Non so se si fa abbindolare, se crede a me o crede ad altri. Ma comunque la proprietà sua, crede o non crede, me ne frega poco perché non ha la competenza per capire queste cose qua. Come io non posso sapere che colore di mutande porta. Lui non può sapere il colore delle mutande che porto io. Queste alcune cose magari può sapere la giacca, ma non le mutande. Quindi può capire relativamente certe cose. Comunque a lui le chiavi gliele lascio. Ma non voglio altre persone perché non so, poi lui le lascia da altre cose, insomma, a manicomio. Però intanto cerco di. Questa è la realtà. Qua poi ho detto metterò un filo a X, cioè mi vado a vedere dove c'è la buona, dove è rimasta buona, l'ultima buona, che è quella lì. Me lo tiro fino a là sotto e faccio una cosa così, tac, ta, ta, e poi dal mezzo li faccio così, una specie di X. Con il quadrato di sopra è diviso a metà e poi gli metto un filo spinato così leggero, messo leggero.
la sua è condivisa e c'è anche altra gente in mezzo, però io proprio con questa gente che ho avuto problemi. E lì con altri. Quindi per evitare confusioni e per salvarmi la vita, evitare anche reazioni, visto che non hanno fatto niente da 20 anni, da 10 anni di buono, non hanno voluto scrivere quello che io dico, devo fare così. I lavori svolti. Questo l'ho tirato da fuori. L'ho sciacquato, ora la lasciamo qua, poi la disinfetto, non so dove la devo disinfettare perché scende tutto nell'uva. Infatti non so come facevano i miei nonni a stare bene, ma magari la metto qua, gli spruzzo un po' di detergente e se ne scende sotto a valle, perché sennò se ne va tutto nell'uva. Sbianco le sedie e questo poi lo metto dentro il divanetto. Si avvelenavano se bevevano quest'acqua. Qua la stessa cosa. Ho sciacquato, ho pulito e se ne scende tutto nell'uva. Se metto il sapone, il coso, l'uva muore, muoiono tutte cose, si avvelena il terreno. Queste sono cose da pazzi. Cioè, dimmi dove è proibito, dimmi se non è proibito uccidere le persone, avvelenarle o fare cose stupide. Quindi questa. Ho finito, basta, mi sono rotto i coglioni, perché tanto penso, vedi qua era tutto nero, non so se ve lo ricordate. Comunque lì usciranno delle macchie di umidità e poi c'è delle muffa, delle cose usciranno. E quindi poi quando diventano eccessive gli metto l'antimuffa. Questo antimuffa. Guarda, questo è il carretto di mio nonno. Era un pezzo del carretto siciliano, non so se si vede. Ora poi vediamo se lo posso. Era un pezzo di un carretto siciliano, che era come appendiabiti, lui si è fatto. Se l'è fatto lui. Però non si può. Questo lo conservo. È un pezzo di un carretto siciliano. Poi resterà un po' così, qualche lato si vede qualche colpo di pennello. Beh, intanto si deve asciugare. Si vede qualche colpo di pennello più in profondità. Qualche colpo così, ora poi me lo pulisco tutto. Qua gli metto quel divano, gli compro dei cuscini, metto quel divano. Qua ho detto la pila col portacose qui. Queste cose mi rifaccio il magazzino, la prossima volta pulisco, boh, pulisco qua dentro, l'ho un pochettino riparato, magari gli do anche un'altra mano di pittura, qua un pochettino, ma secondo me non ce n'è neanche tanto bisogno. E tutte queste cose qui. Gli attrezzi, cose che non devo buttare, le rimetto da dentro. E basta, ho finito. Qua io ho fatto un errore. Ora lo potrei fare tutto pieno pieno, il muro, cioè tutto, a parte si deve asciugare, potrei tutto ripulire tutto perfettamente e ridargli la seconda mano. Ovunque, farmi tutte le pareti, però non lo voglio fare perché so sicuramente che uscirà qualche macchia di muffa, di umidità, qualche cosa. E intanto io voglio fare una scuola, non è che ci sarà chissà che quanta roba ci sarà qua dentro, quadri, quadretti o mobili e cose. Intanto io ho fatto un errore, dovevo mettere l'antimuffa sotto questa pittura che ho fatto la linea così, mi devo mettere sotto l'antimuffa e sopra mettere questo smalto che poi non ha preso neanche tanto come smalto, si un po' si vede che è smaltato, guarda che ancora ce l'ho,
Sì, ce l'ho ancora lo smalto. Quindi comunque posso ritoccare sia con lo smalto che con l'antimuffa, ma gli devo dare sotto, gli devo dare sotto questo, sotto lo smalto gli devo dare l'antimuffa. Quindi poi quando usciranno certe macchie, certe cose, io magari poi ci ripasso col pennello, capito? Poi si devono pulire qua le finestre, tutte queste cose qua che sono ridotte. Con un aspirapolvere, non lo so, una paletta. Comunque a poco, poi appena si mette in moto magari si ripassa, si cambia. Dice, il fatto che io parli di certe cose, non è detto che io uso o usi queste cose. Ne parlo perché fanno parte anche della gente attorno a me, fanno parte di una questione di politica, di usanze, di cose, oltre all'uso. Infatti io vorrò fare il video di voglio andare in... perché mi sono scocciato dell'Italia, quindi c'è un'Italia tutto pericoloso, tranne che fare stare dappresso alle linee politiche sembra tutto bello, e poi secondo me è peggio ancora quando fanno certe linee finte, sembra che ti fa ok, dici ah, io ora sto dalla parte dei perbenisti, però poi è peggio perché nessuno alla fine dei conti è perbenista. Dicevo, voglio fare un video, spero di poterlo fare, anche perché ci vado per farmi delle cure, non solo per divertirmi, per cercare di vedere cosa mi dicono là, gli scienziati, il medico, il chirurgo. E così poi dire, minchia, ma lo potevo fare una cosa del genere, non l'ho fatta. E poi perché non l'hai fatta? Perché tu perché non l'hai fatta? Perché qua si sa, invece lì devo fare, lì so che sono specializzati, qua si sa bene o male quello che sono. E quindi per non poi mangiarmi le mani e dire minchia ma lo potevi fare, cose che perché non sei andato a chiedere in posti migliori, visto che è una cosa che non hanno tutti, è una cosa particolare. E allora che poi so come funziona, qua dire tu perché non ci sei andato, e tu perché non l'hai fatto, e tu perché ci vogliono i soldi e si deve andare in una certa maniera di presentazione. Però poi voglio fare un giro anche ricreativo, voglio andare nei coffee shop, spero di poterlo fare, voglio andare nei coffee shop perché qua vi ho detto tra questa gente finisce male, come sono stati finti legalmente, sono finti anche come medici, ma già ne ho le prove da prima. Quindi finirà male, finirà a guerra e non sono certo io a fare la guerra, io mi devo fare l'operazione, non voglio fare la guerra, loro invece fanno la guerra. Male è finita a mio nonno, con cose che capitano, e quindi poi so questi ciarlatani cosa andrebbero a dire. Quindi devo andare in Olanda, ma voglio fare per vedere queste cose mediche, mi devo far levare queste cose, per sentire là cosa mi dice un chirurgo di là, il miglior chirurgo che hanno. Perché il miglior chirurgo? Perché è una cosa difficile, non è una cosa da ciarlatani, tanto è vero che non hanno mai scritto nulla. E allora andremo nei coffee shop, voglio andarci come youtuber, e andremo a chiedere dove sia il THC che CBD, la sono misti, c'è uno un po' di più, c'è quello anche CBD, però diciamo nel coffee shop normale dove c'è un po' di tutto, e andiamo a chiedere lei che lavoro fa, a chiedere alle persone senza importunarle, chi me lo vuole dire, che lavoro fanno, se sono professionisti, se questa cosa li impedisce di lavorare, li impedisce di raccogliere spazzature, li fa sfruttare la gente, li fa schiavizzare, li fa uccidere, li fa imbrogliare se rimane per mesi dopo l'utilizzo di una settimana di canne, rimane per mesi o di un mese, rimane per anni, lesionato, bruciato, ammuccato. Poi gli andiamo a chiedere, e che lavoro fanno soprattutto? Spero di poterlo fare. Spero, vi spero a tutti. È diventato barese. Non è esatto che non ne hanno voluto parlare. Non hanno mai scritto la verità. O niente. O
Dermatite. Perché non sono andato dal medico specialista? Io non sono mai andato dal medico specialista. Manco per la schiena. Non ho avuto mai schiacciamento lì. Manco per il chirurgo, mai. Castelli, cose, i tempi, lidi, mai. E perché non te lo sei fatto levare? Perché mi hanno detto che a 20 anni, a 18 anni non si poteva levare. E perché ho visto che non erano tanto preparati. E perché ho visto col tempo che gli avete levato pure i soldi, che sono strutture fatiscenti, facendo rimbalzare la gente in centri commerciali e perché ho visto della giustizia, della medicina. E perché ho visto che nessuno ha questa cosa qui, come ce l'ho io. E perché la vita mia non è quella di Orecchia, di giudice, di magistrato, come si chiama quello, Boeri, che mi ride in faccia, specchio e ridi, Boeri, coglionazzo, giudice, un coglione, uno che scrive il falso, uno che mi leva i figli per anni, e quella poi la Gasbarlo se ne va al concerto dei 99 posti, vero? Alla faccia di Boeri, che mi stavano sequestrando, ammazzando, mi ha fatto un cazzo, no? Loro fanno altre cose, loro pagano soverchiatori per levare i soldi alla città, alla verità, loro fanno bugie, non ne fanno verità, sono dei ciarlatani. Io in magistratura, io sono magistrato in Italia, gente che si vende, medici, cose, parenti, amici, cose che hanno studiato, io sono magistrato, io giustizia, io per poi avere quattro ciarlatani contro la mafia, contro quello che l'unica cosa che fanno è altra mafia. Ah, che giustizia è? Là sopra la gente non si vende per queste cose qua. Perché gente che sta bene non ha bisogno di rubare, di speculare per fare soldi, sgomitando fra 100.000 speculatori. Anche nelle attività si vede. Comunque, gente, io quando ci sono stato ho visto gente rara. Se andavi a prostituta non ti veniva l'AIDS, ti dicevano di usare il preservativo, era tutto tagliato, tutto fatto, non è un posto dove vai per strada, ovunque. Stessa cosa per comprare la canna. Quindi vi voglio fare vedere questo, che gente c'è, che cosa, che medici ci sono, che persone fanno il chirurgo che ti fa l'operazione, certo non ti fa l'operazione dopo che si è fumato la canna, o non usi una macchina dopo che ti sei fumato la canna. O la birra, non penso che un chirurgo non beva l'alcol, non si faccia un bicchiere di vino, o non si, là, o non si, ma non significa di usare una macchina pericolosa, una macchina per tagliare, che ne so, del plexiglass dei tronchi quando hai fumato o quando hai bevuto. Quindi questi ragionamenti da idioti, fateli fare agli idioti che speculano sulla gente, che poi saranno sicuramente violentatori, maniaci sessuali. E gente del genere, capito? Ciarlatano. Quindi prima vi farò vedere la clinica, anche lì com'è, e magari vi faccio vedere la clinica di qua, dentro e fuori, nell'attesa, nei servizi, in tutto, nel parcheggio, nell'ambiente attorno, ombreggiato, non ombreggiato, strutture e cose. Poi andiamo a vedere i coffee shop e i pub. E andiamo a vedere, spero di poterlo fare, oggi ve lo dico, e andiamo a vedere che mestiere fanno le persone che frequentano il pub e il coffee shop. Non se sono ubriachi o se hanno fumato nel momento in cui stanno facendo l'operazione, perché questo non è possibile, o guidano, anche lì non è possibile, se chi guida il tram, chi guida la macchina, quello non è possibile, né da ubriachi né da fumati, manco in Olanda. Però andiamo a vedere quando sono a riposo, il momento libero, che mestiere fanno, perché già lo so, uno è medico, uno è avvocato, uno è giurista, uno magari è magistrato, uno è un professore all'università, tanta gente. Non c'è uno stereotipo ben preciso, sia nel pub che nelle cose. Se sono a favore, contro, non nell'attività lavorativa, che logicamente non si può fare. Spero di poterlo fare quello che vi sto dicendo, per la mia vita. Allora, per oggi questo è tutto. Al prossimo video.
Mi raccomando, ogni tanto poi annusatevelo. Ah, dimenticavo, non sono stato solo a Lidi, ero stato anche a Bologna, infatti uno me l'hanno levato. Con operazione riuscita bene, quello mi aveva spiegato come dovevano andare le cose. Mi hanno detto, ti raccomando, queste sono cose che uno specialista riesce a inquadrare, non è cosa da chiunque, come con i denti. Quindi non mi potete dire che io non ho fatto, voi non avete fatto, e in più avete cercato di farmi fare, avete fatto e mi avete fatto fare delle cose per uccidermi, da assassino, false e mortali. Ciao, suckers. Non mi costringete, eh? Non mi costringete come questi qua a lasciare aperto così poi uno si deve vendicare e si deve fare, eh? Non vi fate ammazzare a prendere a pedate nel culo, assassini di merda. Dai, eliminatevi da soli. E se a voi non vi interessa perché noi qua viviamo in Italia, mi interessa a me. Che la vita è mia e non è certo vostra, di italiani mafiosi, proprio perché viviamo in Italia. Capito? Mafiosi e terroristi, brigatisti del cazzo, neri, russi, gialli, vid. Capito? Italianen. Italianen. Vaderheiming, Sagers. Educatamente parlandone. Tutto ciò. Poi per la sera ci siamo fatti portare, perché noi le cose ce le facciamo portare. Siamo fatti portare un salmone gratin, più gratin che gratin, non so, deve fare gara se gratin o gratin. Stasera si va di Fanta. Del ristorante più bello del mondo.